Questa è la prima volta che noi facciamo infatti, questo gioco. Non... Giocheranno? Sì. Perché mi guardi? Biagio Izzo, sì, e Sergio Frisci. Oh. Ma io sono sicuro, sì, che è un gioco che le piacerà molto. Sì. Sì. Quindi segua attentamente. Va bene. Biagio, ti spiego, è molto semplice. Tu dovrai indossare questo grembiule e dovrai seguire pedissequamente quello che io dico. Chi? Ma le tue mani saranno in realtà quelle di Sergio. No, io ti presterò la voce e Sergio ti presterà le mani. E io me ne posso anche andare. No, ci serve la tua mimica facciale. Sergio, tu per sicurezza metti. E lui sta dietro di me. Metti le mani qua. Ma con le mani dietro, però se lui sta dietro di me. E che fa? Metti fare così, qua. Ci conosciamo tanto, lo sai. Faccio io. Allora, Biagio, dovrai. Sì. Dovrai provare a seguire, sì, quello che dico con il tuo labiale. Oh, quanto mi piace fare il pasticcere. Ce ne sono cose che mi piacciono, ma fare il pasticcere è la mia cosa preferita al mondo. Oh, ora farò un bel dolce. Mi stropiccio gli occhi, mi sembra un sogno. Sono incredulo. Ma sarà vero, sarà vero. Guarda, mi do un pizzicotto in faccia per capire se sto sognando. Con la mano destra prendo la ciotola e controllo che sia vuota, è vuota. Ci metto dentro della farina. Prendo la farina e la ripongo nella ciotola. Verso tutto il pacco nella ciotola, perché meglio abbondare. In cucina è meglio abbondare. È bello sto gioco. Oh, fammela assaggiare, perché i veri pasticceri la assaggiano. Ora prendo due uova, ne apro uno e lo metto nella farina. Ecco. Ai. Ne apro uno e lo metto nella farina. Ne apro uno. Piano! Ne apro uno. Contro l'altro uovo. Ecco qua. Metto le uova nella farina. Ecco qua. Okay. Eccoci qua. Oh, prendo la brocca dell'acqua. Aspetta, controllo perché mi sembra ci sia un moscerino nell'acqua. Vediamo, ma c'è un moscerino nell'acqua. Lo tolgo. Eccoci qua. Aggiungo un po' d'acqua alla farina. Oh, e inizio ad impastare. Ma come mi piace impastare! No. È proprio un bel momento, se non fosse per questo fastidiosissimo prurito al naso. Ma come mi prude il naso? Mi prude tanto. Continuo a grattarmi. Madonna. Ma ora come va avanti la ricetta? Ho un vuoto di memoria. Oh! Quanti vuoti di memoria che ho. Non mi ricordo. Ma com'è possibile? Ho un altro vuoto di memoria. Quanti vuoti di memoria. Mi gratto la testa pensieroso. Ecco che cos'è. Devo prendere la spatola e mettere l'impasto nella teglia. Nella teglia. Eccoci qua. Che schifo. Purtroppo vi devo confessare un mio brutto vizio. Io lecco sempre la spatola prima di infornare il dolce. Inforna la teglia. Olè! La ricetta è fatta! Un attimo, signori. Vi voglio confessare una cosa. Vorrei capire se invertissimo le palle. Se Sergio andasse davanti. Io ho gli occhiali. Ma facciamo così. Maestro, le andrebbe di declamare la ricetta? Certo. Maestro, declamala. Mamma mia. Allora, facciamo così. Facciamo così.
Allora, partiamo dal pan di Spagna. Per prima cosa, prendiamo il pan di Spagna e dobbiamo bagnarlo con un misto di acqua e rum. Misto che sta in quei due bicchierini che c'hai davanti. Questi. Questo giallo e questo con bianco. Con una mano prendo l'acqua e con l'altra il rum. E vado a bagnare il pan di Spagna. Vai, bravo. Ora... poi prendo la ciotola con la crema, bravo. No, la ciotola con la crema è davanti a te, quell'altra. È quell'altra. Quella, uso l'apposita spatola per realizzare un bello strato sul pan di Spagna. Bello denso. Prendo... pan di Spagna. Mannaggia sti mosche, mannaggia. Sciò. Finalmente posso fare la scritta sulla torta con lo sciroppo di cacao. Prendo il dosatore di cacao, bravo. Controllo se è otturato. Vediamo se è otturato. No, è otturato. Controlliamo meglio. Vedete che è otturato. No. Siamo quasi alla fine, guarda, quasi. Mancano solamente le guarnizioni. Metto lo zucchero a velo col setaccio. Prendo il setaccio con lo zucchero a velo. Ecco, poi qua. Però sono pure un po' allergico allo zucchero a velo. Mi viene da starnutire. E per finire mettiamoci un po' di panna. Ecco, che tra l'altro a me quando vengo la panna a me mi piace, la devo assaggiare. Assaggio. Bravo. Adesso, come si suol dire, mettiamo la ciliegina su torta, no? Sul? Torta. No, sulla torta. Ah, sulla torta. Anzi, le ciliegine. Mannaggia, ne ho prese troppe. Però per non le posso rimettere nel barattolo. Quando succedono queste cose, io mi piglio assa schiaffa. No! Ed è finita la ricetta. Signori, bravi. La torta è fatta! Sergio Friscia e Biagio Izzo! Bravissimo!